Buonasera, ben ritrovati, buon giovedì. Appuntamenti importanti quelli del nostro Dr. Jay in collaborazione con il gruppo medico d'archivio perché l'informazione, la prevenzione, insomma, davvero non sono mai abbastanza. E questa sera parliamo di un altro argomento molto molto interessante perché parleremo di fratture per quanto riguarda insomma, il mondo degli anziani. Eh, un mondo molto ampio, articolato, che dovremmo conoscere sempre meglio, soprattutto noi giovani che abbiamo a che fare con queste persone che ormai eh, sono definite, se vogliamo, age, un pochino più eh, su quell'età. E ne parliamo questa sera con il dottor Stefano Bandiera, ortopedico dell'ospedale Rizzoli. Buonasera. 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 Dottoressa Giorgia Di Felice, radiologa. Buonasera, Buonasera. E grazie a tutti. Buonasera, grazie per aver accettato anche al dottor Claudio d'Archivio, eh, medico radiologo del gruppo medico d'Archivio. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, allora io ho già anticipato qualcosa, le fratture dell'anziano, eh, l'anziano eh, ormai no, un pochino eh, in disparte perché non è più socialmente lavorativamente attivo però insomma è giusto che sia che si dedica a, alla, alla vita che eh, giustamente ha davanti i nipotini le cose il giardinaggio le cose belle da fare la passeggiata con gli amici tante volte però questi anziani a me eh, capita che arrivino delle fratture. Che cosa succede, dottore dottor Bandiera, per capire un pochino? Ah, come ha anticipato lei, la, le fratture da fragilità, le fratture su base osteoporotica, sono oggi un grosso problema, soprattutto perché eh, colpiscono individui che per via dell'età avanzata possono essere eh, associate a altre patologie altrettanto gravi e quindi... Se non trattate nel modo e nelle tempistiche adeguate, possono eh, far peggiorare in maniera anche critica e a volte anche nefasta le condizioni di questi pazienti che eh, insomma, hanno un'età un piuttosto elevata. Quindi ehm, ci sono le fratture di femore che ancora oggi sono prevalentemente secondarie dei traumi, che però il più delle volte il paziente riferisce come una caduta banale. Ma che proprio per eh, l'ostoporosi marcata è sufficiente a eh, creare il, la patologia traumatica fratturativa, oppure le patologie vertebrali, le fratture vertebrali dell'ostoporosi, che ehm, fino a qualche anno fa erano considerate eh, patologie che dove non vi era alternativa se non quella di aspettare mm. che la, eh, la, la frattura guarisse da sola, anche aspettare 8-9 mesi. E questi erano pazienti che però soffrivano di molto, eh sì. molto dolore e che vedevano la loro eh, qualità di vita scendere sensibilmente. Beh, eh, chiaramente che cosa si vuole fare tramite la medicina in questo caso? La medicina... Vogliamo ridare vita. Esatto, eh? esatto. Cerca di risolvere il meglio possibile questo tipo di problema e in particolar modo ridare il prima possibile la possibilità a questi malati... Di muoversi senza dolore e quindi non avere particolari problemi a svolgere le attività quotidiane che tutti vogliono svolgere. Insomma. Mi sembra anche giusto. Quando parliamo di eh, anziani partiamo dai 65 anni d'età, dottore, oppure ah, ci rivolgiamo a un'altra sfera? Secondo me è molto più galante non parlare, perché poi magari <ride> 65 anni, eh, si sente giovane come a volte, anzi, spesso succede, quindi magari si offende. L'anziano è, è una fascia di età estremamente nebulosa, ah, sì, sì. E con, forse è ben più importante parlare di grado di osteoporosi e quindi eh, in base a quella meglio, capire oggi. qual è l'osso più fragile, il paziente più, eh, che più merita una, magari una cura con difosfonati, allendronati, con le medicine che oggi abbiamo a disposizione per prevenire questo genere di problemi. E va bene, poi ritorniamo anche sull'argomento osteoporosi per capire bene insomma, eh, se siamo davvero tutti quanti nel circuito osteoporosi oppure se eh, insomma, qualcuno si salva. Dottoressa Di Felice, parliamo in realtà del suo ruolo di radiologa proprio per quanto riguarda eh, questa, questa problematica, la frattura degli anziani. Sicuramente nel caso di una frattura vertebrale il primo esame che noi eseguiamo è la radiografia nelle due proiezioni standard, quindi l'antero-posteriore e l'atero-laterale. C'è da dire che in una fase molto molto precoce la radiografia può essere muta, ancora non positivizzarsi. Diciamo che eh, oppure può comparire già da subito una chiara riduzione in altezza di una vertebra. In questi casi, nelle fasi proprio acute, non è possibile datare in maniera esatta la frattura, nel senso che radiologicamente una frattura recentissima è indistinguibile da una frattura di vecchia data, che nell'anziano ci può stare. La radiografia è più eloquente già intorno alla seconda-terza settimana. Sì. Perché? Perché sicuramente c'è la riduzione in altezza del la vertebra, però cominciano ad esserci anche fenomeni osteoriparatori, che ci permettono, con una certa affidabilità, di stabilire che quella frattura è relativamente recente. In questi casi, per dirimere il dubbio, ci affidiamo alla risonanza magnetica. Sì. Che ha un grandissimo vantaggio, ci fa vedere l'edema, l'edema dell'osso che è eh, segno di una frattura in atto. Io ho preparato anche delle slide, delle sì, immagini che insieme. possono. Allora, eh, se possono mandare l'altra. In questo caso, spero che si veda bene, si nota una chiara riduzione in altezza del soma di L3. In realtà in questo caso in questa era una frattura sì recente ma in cui il dolore era comparso già tra 15-20 giorni e si vede come la limitante superiore della vertebra è tutta irregolare questi sono dei fenomeni riparatori che ci hanno permesso comunque sia di stabilire che la frattura era una frattura in essere in atto. Per conferma abbiamo poi fatto la risonanza magnetica che dimostra inequivocabilmente non soltanto la riduzione in altezza della vertebra, ma anche la presenza di edema. Infatti il segnale, cioè il colore per intenderci della vertebra eh, vedete che non è grigio nero come le altre, ma è bianco in questa sequenza, invece nella successiva vedete che è sempre diverso. Okay. Questa invece è uh, un altro caso e vediamo che questa volta ad essersi fratturato è la il, beh, seconda vertebra lombare, anche in questo caso la risonanza magnetica dimostra proprio che c'è una parte che ha un alterato segnale nero. E quindi anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una frattura recente. In realtà poi la risonanza magnetica noi la utilizziamo anche per monitorare nel tempo i pazienti perché finché c'è edema la frattura non è stabile. Quindi il paziente deve comunque sia stare a riposo ed eseguire determinati mh, accorgimenti Esattamente. proprio per esatto. Ehm. Esatto. cercare di guarire il esatto. prima possibile. Esatto, e poi è ovvio che col passare del tempo la vertebra rimane sempre più bassa delle altre, quindi morfologicamente alterata, però l'edema non c'è più, in quel caso la frattura è stabile. E quindi viene un pochino meno il dolore, o no, in questo caso? Nel caso in cui la frattura comincia a guarire, sì. Eh, poi naturalmente dipende sempre soggettivamente il malato cosa, cosa sente, se, certo. anche se radiograficamente la vertebra presenta segni di... E consolidazione in atto, ma il malato continua ad avere un dolore tale che gli impedisce, gli limita la sua giornata normale? Lì devi fare sempre una, una tara tra quello che ti dice la certo. lastra, quello che ti dice il malato, e poi a quel punto offrirgli quello che secondo te può essere la, 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 la soluzione la, la, la più soluzione adeguata? Migliore, certo. Eh. Dottor D'Archivio, che cosa possiamo aggiungere a tutto questo che è stato detto finora? Ma è stato detto giusto finora, spesso e volentieri noi radiologi ci troviamo di fronte a casi in cui arriva il paziente e ti dice sono 20 giorni, un mese che ho dolore e non passa, sì. dice che cosa posso fare e, e quindi facciamo la solita radiografia come diceva la dottoressa di Felici oppure la risonanza magnetica. Se, se andiamo alle immagini, ho portato un caso... Eh, particolare, andiamo avanti, di, una, eh, di un paziente che aveva una colonna mh, artrosica con degenerazioni, spazi intersomatici ridotti, quindi, intomma, eh, però tutto sommato dal punto di vista di fratture eh, non ce n'erano. Allora, ehm, il paziente che aveva comunque dolore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, andiamo avanti, di... Eh, questa è la risonanza magnetica eh, che ci fa vedere questa riduzione in L4L5 importante con gli esiti dell'intervento chirurgico. Andiamo avanti, e ancora, 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 perfetto. Eh, interventi chirurgici di stabilizzazione di L4L5 con una, uh, un apparecchio. Si chiama distanziatore interspinoso. Eh, il quale eh, che cosa ha comportato? Andiamo avanti, ha comportato una frattura, uh -huh. o meglio, mh, chiedo scusa, eh, in seguito eh, abbiamo ripetuto l'esame perché il paziente eh, aveva avuto nel frattempo una frattura, eh, se non erro, andiamo avanti, di, eh, di una prima vertebra lombare eh, trattata con una cementificazione. Poi il dottor Bandiere ci spiegherà che cosa significa. E, ma la cosa più interessante è, eh, andiamo alle immagini di risonanza magnetica, che eh, ci sono delle fratture, cioè il concetto era paziente che aveva un dolore. Sì. Con una patologia importante nelle 4L5 è stata trattata con la, il posizionamento di un distanziatore interspinoso appunto per risolvere la patologia degenerativa nelle 4L5. Successivamente la paziente è andata incontro a fratture multiple vertebrali, oh, ecco. quindi è stata trattata prima con la cifoplastica di L1 e dopo di quella ha avuto altre due fratture, quindi delle fratture recidivanti. Okay? e allora eh, alla fine del mio intervento. Uh, vorrei chiedere al dottor Bandiere un, un suo parere su questa condizione. Cioè può essere stato un intervento di stabilizzazione a causare. a causare un disequilibrio oppure la paziente avrebbe avuto lo stesso il, uh, questo problema. Se andiamo avanti ancora con le immagini uh, vediamo ancora una uh, frattura avanti avanti. Eh, C'era un caso di una frattura vertebrale con... In una, in una paziente con una forte osteoporosi, perché come si diceva sì, eh, all'inizio è uno dei problemi più forti, È il no? problema più forte, cioè il paziente eh, si rompe, tra virgolette, eh, senza trauma mm. quando c'è una forte osteoporosi, allora basta uno starnuto, sì. basta un colpo di tosse, basta eh, un movimento strano per rompersi e non si rompe soltanto... Il, andiamo avanti, soltanto il rachide, lo vedete in questa immagine, la L2, seconda vertebra lombare, come nera rispetto al resto, perché appunto c'è l'edema interspongioso di cui parlava la dottoressa Di Felice. Se andiamo avanti ancora, c'è l'iperintensità in queste tre immagini, ancora. Le... In questo caso è stato eseguito anche un'indagine un TAC che ci fa vedere l'alterazione della soma di L2, però la differenza fondamentale tra la TAC e la risonanza magnetica è che mentre la risonanza ci dice che quella è una frattura nuova, recente, perché c'è l'edema intraspongioso, spongioso, TAC purtroppo non ci può dare questo elemento ci è come un po' la radiografia no? eh, nei casi cioè nei giorni successivi eh, ci mostra tutti i fenomeni di eh, riparazione osteodensanti e quindi ci dice okay, che è, è, è in corso una riparazione, per cui vuol dire che c'è stata una frattura eh, non recentissima, però abbastanza recente. Invece nelle fasi iniziali in cui non ci sono questi fenomeni, non ci dice se c'è effettivamente la presenza dell'EDEMAC. Ciò che eh, ci fa vedere invece la risonanza magnetica. Ma dicevamo le fratture dell'anziano, le fratture non sono soltanto a livello della colonna, esatto. non si rende soltanto la colonna, ma fratture ma rie... in generale. Fratture in generale, tutto, si possono quello. rompere anche le, 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 le archi costali. Tante volte facciamo radiografie e basta che ne so, appoggiarsi alla, 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 al bordo classico, al bordo sì. del congelatore per prendere una bustina, sì. quindi appoggiare sì. o sul davanzale per prendere un fiore, il vaso di fiori. Eh, o un abbraccio forte, il nipotino, che, il nipote che abbraccia fortemente la, 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 la persona, o le fratture eh, della, eh, femorali, come in questo caso, se ci, diamo, se ci danno ultime, eh, le ultime immagini, dove eh, un signore allettato, ormai da tantissimo, un signore anziano allettato da tantissimo tempo, dolore, 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 lo portano in ambulanza perché non poteva neambulare. A fare una radiografia e c'era una brutta uh, frattura del fermo. Purtroppo l'immagine non è uh, bellissima, uh, vediamo l'altra, forse più significativa. Ecco, uh, c'è una frattura inveterata ormai del, del collo del femore appunto perché forse nel girarlo, forse per manovra strana nonostante fosse a letto da tantissimo perfetto, tempo, il non c'era nessuna morto. caduta ma c'era una frattura del femore Eh, insomma la situazione non è proprio delle migliori, e torniamo però alla provocazione che è stata fatta al dottor Bandiera dal dottor Gandarchivio allora, a mio parere, l'intervento non ha favorito la, le successive fratture vertebrali. È stata una sfortunata coincidenza che dopo aver subito un intervento per trattare una patologia artrosica discale, quindi il divaricatore intespinoso, la paziente abbia sviluppato nel tempo varie fratture vertebrali su base stoporotica. In questo caso assolutamente non si può dire che l'intervento abbia irrigidito eccessivamente la colonna e quindi favorito ipoteticamente questi eventi traumatici della, della signora che abbiamo, di cui abbiamo visto le lastre. Dall'altra parte la frattura di femore è una frattura che, è fondamentalmente, molto, sfortunatamente, molto frequente nell'anziano. Può succedere di vedere casi che anche a letto sviluppano questi fenomeni fratturativi per eventualmente durante lo spostamento nel letto, per l'igiene personale. E anche in questi casi, poi alla fine, se le condizioni del paziente lo permettono, sarebbe bene operarli. Poi anche lì, naturalmente, caso per caso si certo, deve prendere una decisione più adeguata. Ovvio. Parliamo però di osteoporosi, innanzitutto prevenzione, se si può fare e, e poi insomma ormai quando ahimè è presente una forte osteoporosi, come eh, doversi comportare? Conosco persone ancora abbastanza giovani, tanto da non definirle anziane che ahimè però hanno in atto una situazione di osteoporosi molto forte. Ecco, cerchiamo di capire bene le cose. Beh, assolutamente l'osteoporosi deve essere prevenuta o comunque curata. Quindi oggi stanno, sta aumentando il numero di centri specializzati nella terapia dell'osteoporosi e, e della malnutrizione in generale, quindi sia con una regolarizzazione della, della nutrizione sia con l'uso di farmaci come di fosfonati o le, le, insomma, farmaci per lo si può cercare di prevenire fenomeni come questi che vediamo, appunto di fratture vertebrali che eh, possono determinare un dolore estremamente forte, molto intenso da eh, obbligare il paziente quasi a stare a letto. E, e in questi casi eh, si può eh, proporre al paziente un trattamento chirurgico che oggi si fa in anestesia locale eh, dove eh, appunto eh, l'anestesia si fa nel punto in cui in, in, in metterai il, questo ago che è un aghettino molto piccolo che entra nella vertebra fratturata e, e attraverso questo ago si può iniettare una sostanza acrilica che inizialmente è liquida e Dopo pochi istanti che viene posizionata nella, nella vertebra da curare, diventa solida ed è per questo che viene chiamata volgarmente cemento plastica, perché questa sostanza si comporta come il cemento dei muratori. Naturalmente non è il cemento dei muratori, Beh, è tuttavia eh, permette di dare un sostegno all'interno di questa vertebra rotta, che finché è rotta fa un movimento quasi di fisarmonica e che crea tutte le volte dolore. Mettendo questo sostegno all'interno ti permette di ehm, togliere questo pat movimento patologico e quindi di risolvere quasi istantaneamente il, il, problema. il problema dolore e quindi il paziente può nuovamente tornare a muoversi e molto, in maniera molto, molto libera. Possiamo andare avanti con le immagini. Questi sono i vari eh, steps della, della procedura chirurgica. Vedete che, appunto, iniettando questa sostanza bianca, come si può vedere nell'immagine a sinistra, abbiamo questa iniezione di sostanza nera all'immagine radiologica che è il cemento, eh, o questa sostanza acrilica che, appunto, un po' si solidifica e dà eh, il sostegno ad una vertebra fratturata. Possiamo andare avanti ancora, e questo è il risultato. Ehm, Post-operatorio con una scomparsa totale del dolore, scomparsa del dolore che viene mantenuta anche a distanza di mesi, quindi vuol dire che quella era la, la causa principale del problema di una paziente di 73 anni. Eh, possiamo andare avanti con le immagini perché ehm, oggi abbiamo numerose sostanze alternative che possono essere dei fosfati tricalcio, quindi una sostanza che teoricamente dovrebbe favorire la. Eh, produzione di ossa e quindi velocizzare la considerazione della frattura oppure ad esempio questo silicone, una sostanza che è ehm, molto più elastica del cemento addizionale e che riteniamo indicato, utilizziamo soprattutto in pazienti che presentano fratture multiple ma non contigue. Eh, questo perché, eh, come in questo caso dove c'è una frattura, vedete le vertebre bianche sono la L4 e la L2, la L3 in mezzo è normale. Il rischio utilizzando il cemento tradizionale potrebbe essere quello, irrigidendo troppo quella zona, di favorire una successiva frattura di L3. A questo punto il silicone, che è una sostanza molto più elastica ma che dà una sua stabilità eh, primaria, eh, viene utilizzato, lo utilizziamo in questi casi, proprio per ridurre i rischi che la paziente poi ci torni, mm -hmm. magari nei mesi successivi, con una frattura di L3 e quindi debba ripetere l'intervento chirurgico. L'intervento, certo. Andate pure avanti. Ecco, qua. Abbiamo finito le slide a disposizione. Torniamo però all'osteoporosi, di cui dunque accennavamo prima. Si può fare prevenzione? Sì, in prevenzione come dicevo. Ci sono medicinali oggi estremamente validi eh, che vengono somministrati da specialisti, quelli che si trovano appunto nei centri dell'ostoporosi e con i quali noi collaboriamo quasi praticamente quotidianamente e che danno veramente ottimi, ottimi risultati, e che sarebbe bene assolutamente consultare. E tuttavia, come tutte le, le patologie, le medicine possono arrivare in alcuni casi fino a un certo punto, e se abbiamo questi problemi oggi, piuttosto che aspettare per un anziano i 6, 7, 8 mesi di eh, guarigione della frattura, che sono 6, 7 mesi molto, molto eh, dannosi e dolorosi. Si possono fare questi interventi che, appunto, fatti in anestesia locale, bene o male si possono fare su tutti i pazienti, anche magari chi ha delle altre patologie associate che controindicherebbero magari un'anestesia generale. Ecco, quindi insomma per evitare no, l'operazione... Per evitare sì, ma se c'è una necessità si, si può fa, fare. Si può fare, si può fare. Insomma, eh, davvero le fratture per quanto riguarda il mondo degli anziani sono diverse, sono eh, assolutamente all'ordine del giorno. Abbiamo una statistica molto alta, dottoressa. Eh, molto alta, soprattutto è un problema molto molto frequente perché la nostra popolazione sta invecchiando e quindi è naturale che queste patologie... Rappresenta una fetta molto importante dell'attività quotidiana di un tanti specialisti, in particolar modo gli ortopedici, che hanno da, da dover dare una risposta sempre più di frequente a questo genere di problematiche di pazienti che non devono essere assolutamente considerati pazienti persi, pazienti che ormai hanno già dato. Esatto, no, esatto. sono pazienti che invece hanno tutti i diritti di essere trattati esatto. nel miglior modo possibile. Naturalmente con delle limitazioni legate all'età, legate, ripeto, alle patologie associate, ma oggi la medicina ci permette di poterli trattare senza particolari rischi o comunque potendo correre dei rischi sempre nel limite dell'accettabile, in modo da potergli togliere il dolore, permettergli di non rimanere allettati, che invece è una situazione che potrebbe fare da... Eh, domino e quindi determinare degli ulteriori peggioramenti, magari dell'apparato cardio respiratorio, e quindi portare poi alla morte del paziente. Quindi esatto. tendenzialmente, se si può fare qualcosa, a mio parere è che è meglio farla, esatto. in modo da togliere il dolore che è fondamentale insomma la qualità della vita è relativa proprio a tutto questo no? al dolore ecco quindi mi sembra anche giusto Dottor D'Archivio eh, soddisfatto della risposta del Dottor Bandiera alla sua provocazione? Eh, perché... No no soddisfatto, soddisfatto. noi eh, diciamo lavoriamo sul campo nel senso che vediamo quelli eh, che sono i risultati pre e post eventuali interventi e eh, eh, via dicendo e il problema della, del trattamento dell'osteoporosi, eh, noi abbiamo visto diversi casi in cui, eh, come diceva prima il dottor Bandiera, infatti eh, stanno trovando altre soluzioni quando cementificare una, una vertebra significa irrigidirla a discapito forse di altre, quindi infatti lui giustamente ha, ha, ha parlato di, di quella, de, della soluzione eh, successiva. Eh, ritornando un po' all'osteoporosi, eh, la prevenzione la possiamo fare perché basta un semplice... Eh, esame radiologico che è la MOC la, la DEXA con apparecchio eh, di ultimissima generazione che si riesce a fare diagnosi di osteoporosi unitamente anche poi a prelievi di sangue che possono eh, dare in questo caso vedete eh, appunto un esame di, di una MOC eh, al centro del riquadro giallo c'è questo famoso T-score che è quello che viene considerato viene preso in considerazione beh, deve essere eh, inferiore a 1, a meno 1 per essere normale, da meno 1 a meno 2,5 si parla di osteopenia, oltre i 2,5 si parla di osteoporosi. Qui siamo a meno 4,5 quindi è una paziente fortemente sì. eh, osteoporosi che è uno di quei casi che abbiamo visto prima e poi ha avuto una frattura vertebrale. Per cui in età, eh, diciamo pre-post menopausale, cioè in quella età lì in cui comincia se non ci sono delle alterazioni di malnutrizione precedenti comincia il discorso osteoporosi è bene che la donna si sottoponga poi a un esame no, del genere una valutazione per vedere se eh, è candidata all'osteoporosi e quindi anche alle fratture oppure no Ecco, questo è importante saperlo perché insomma ci si può mettere mano un po' prima no, di arrivare sì. troppo tardi. E si può prevenire tranquillamente. Quindi parliamo intorno ai 50 anni fare il, il primo esame mock, dottor D'Archivio. Darkhide, quando, ecco, dica... quando cominciano le avvisaglie della menopausa. Ecco, quindi insomma, e per l'uomo l'uomo, le fratture patologiche nell'uomo sono, cioè da osteoporosi, sono molto, molto più rare. Cioè, L'osteoporosi nell'uomo è veramente rarissima e sottosta più che altro a terapie cortisoniche eh, di lunga durata o delle malnutrizioni particolari. Insomma, diciamo che il problema è so statistiche a parte il problema è, più, è prevalentemente femminile. più femminile ecco qui c'è questa non parità dei sessi mannaggia va bene insomma Purtroppo vi so. abbiamo raccontato quello che potevamo l'abbiamo fatto io credo al meglio con degli specialisti eh, numeri uno davvero io ringrazio il dottor Stefano Bandiera ortopedico dell'ospedale Rizzoli che è stato con noi grazie grazie a voi buonasera. grazie anche alla dottoressa Giorgia Di Felice radiologa grazie grazie, grazie al dottor Dottor Claudio d'Archivio, Gruppo Medico d'Archivio, grazie davvero. Grazie. Noi invece vi aspettiamo per le repliche. Se avete voglia di eh, rivedere questa puntata potete eh, navigare sul nostro sito www.superj.it. Dottor J vi aspetta giovedì prossimo, fate una buona serata.